Eccoci qua. Mi pare che sia partita. Aspettiamo che ci raggiunga qualcuno e poi magari mi fate sapere anche se il tono della voce va bene, mi sentite a sufficienza. Ecco i primi. Ciao Rossella. Allora, benvenuti. Ciao Linda. Innanzitutto voglio salutare tutte le persone che mi stanno raggiungendo per guardarmi, per guardare questa diretta. Ciao Giovanna. E anche i compagni di viaggio che stanno iniziando il seminario di dinamiche di coppia, che da qui a domenica li porterà ad affrontare un bellissimo viaggio con loro stessi. Ciao Valeria, ciao Mario, benvenuti. Benvenuti anche a quelli che riusciranno a guardare questa diretta in differita. Sono Giancarlo. Di lavoro faccio il sottufficiale dell'esercito italiano, ma ho scelto anche di diventare counselor. La voce si sente? Fatemi sapere qualcosa così aggiustiamo il tiro. Dicevo, ho scelto di diventare counselor perché 6 anni fa, quando ho iniziato il mio percorso con Michel Hardy, ero piuttosto scettico. Ciao Patrizia, ciao Manuela, ero piuttosto scettico, però mano a mano, durante il mio percorso, seminario dopo seminario, ho scoperto di essere affascinato dal mondo della relazione d'aiuto. Il counselor è proprio questo, un esperto nella relazione d'aiuto. Benché non fosse il mio obiettivo principale, ovvero quello di diventare counselor, alla fine comunque si trattava anche di concludere il percorso iniziato. Quello che a me importava era il viaggio con me stesso, il percorso con me stesso, un viaggio con la metamorfosi, nella metamorfosi, scusate. Ciao Stefania, ciao Alessandro, ciao Rossella, ciao Luca, ciao Morena, ciao a tutti. Viaggio nella metamorfosi. La metamorfosi, come definizione, indica un cambiamento, una trasformazione che sia fisica o funzionale. Ecco, noi nell'approccio empirico ci occupiamo e la intendiamo dal punto di vista funzionale, ovvero come funzioniamo noi come esseri umani, dal punto di vista emotivo, principalmente emotivo. Quello che vi chiedo di immaginare è una linea. Anche temporale, ma non solo, lungo la quale ci spostiamo, anche solo col passare del tempo. A un estremo c'è un'emozione, un sentimento che si chiama paura. Tutti nasciamo nella paura. Da bambini la prima cosa che cerchiamo è la protezione della mamma,
dei nostri genitori. All'altro capo, all'altro estremo, c'è la rabbia. E il nostro viaggio, la nostra metamorfosi, si tratta appunto di questo, del viaggio dalla paura alla rabbia. E questo è un passaggio naturale, comune, ed è dato dal dovuto, se posso usare questo termine, dalla mancata assunzione di responsabilità di ciò che ci accade. È un concetto piuttosto forte. Ciao Alessandro, Annalisa, Titti, Silvia, Antonella, Annalisa, il mio inquisitore preferito. No, 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 non inquisisco nessuno, no, no. Dico solo ciò che vedo. Dicevo, la metamorfosi o come viaggio nelle emozioni, dalla paura alla rabbia. Questo viaggio avviene per gradini e questi gradini compiere, salire o scendere il dolore, per esempio, ovvero tutto ciò che ci arrega una ferita emotiva, perché il dolore si trasforma in rabbia. Detto in parole povere, la paura, mano a mano che cresciamo e mano a mano che ci succedono le cose della vita, lascia il posto alla rabbia che mano a mano cresce. Se da un certo punto di vista questo può essere anche genuino, in quanto la rabbia, come ha anche detto Paolo, è fonte di energia vitale, è quello che ci dà la spinta, eccetera, dall'altro però, se non vorrei usare il termine gestita, però se non correttamente usata e indirizzata, porta a uno scivolone lungo questa linea, questa metamorfosi, che secondo l'approccio empirico c'è un modello di riferimento, sempre dal punto di vista emotivo, che è il campo di cui ci occupiamo, modello sia di uomo che di donna, che anche di coppia, che chiamiamo la coppia integrata, ovvero sono un uomo e una donna teorici che hanno integrato ciascuna parte di sé. È un modello teorico e non esistono persone reali che hanno questo stato d'essere. Quindi, per tutta l'umanità, siamo tutti in questa fase della metamorfosi che indica stati di alterazione. Guardate bene che alterazione non è un giudizio, significa semplicemente che non si è nel libero fluire, ovvero non si è nello stato più funzionale e più genuino
l'essere umano, più salutare anche dal punto di vista emotivo per l'uomo o per la donna. Allora, Salvatore ci ha raggiunto, Giorgia ci ha raggiunto, ciao, benvenuta, Silvia, Stefania, quanta bella gente, ciao Claudio, Carlo, fratello, Anna Maria, lungo il proprio viaggio nella metamorfosi, molto spesso non ci si accorge di fare questo viaggio. Comunemente è così. Ci si accorge soltanto a seguito di eventi molto, molto bruschi e traumatici. Non lo so, la morte di un genitore che non si riesce a elaborare, o non lo so, di un parente. Quando capitano queste cose, dopo un po' di tempo ci si accorge che si è diventati più irascibili. Ipotizzo, faccio delle ipotesi, ed altre cose. Ciao Antonella. Questo perché quell'evento traumatico, non correttamente elaborato, gestito, anche se non è il termine più corretto, ci ha fatto accumulare debito. Come ha già detto anche Paolo nell'altra diretta, il debito non è altro che l'accumularsi del dolore, delle ferite non elaborate. Scusate che uso sempre questo termine, ma stasera non mi vengono sinonimi. Nel frattempo vi invito, se volete fare domande, a farmele poi, se riesco a leggerle bene, se no poi scorrerò indietro. Ferite non correttamente elaborate, eventi di cui non riusciamo, non possiamo in quel momento o in seguito ad assumerci la responsabilità di questi eventi. Qualcuno dirà, ma io ho subito quell'evento perché mi devo assumere la responsabilità. Questo perché, questa domanda nasce, credo, perché ci si confonde spesso tra la colpa e la responsabilità. Quando io o chi parla dell'approccio empirico, parla di responsabilità, non parla mai di colpa. La colpa in realtà non esiste, esiste il senso di colpa, sempre dal punto di vista empirico. La responsabilità di un evento che abbiamo subito, assumersi questa responsabilità significa semplicemente si fa per dire, perché richiede un grosso sforzo. Ciao Michela. Significa non sentirsi vittima di quell'evento, di quel fatto che ci è successo, eccetera, ma esserne partecipi, anche soltanto per il fatto di essere stati presenti. Non lo so, fanno una rapina in banca mentre io sono lì, ho comunque la mia parte di responsabilità, sarà minima, che ne so, il rapinatore mi dà un pugno in faccia, io non reagisco, dentro di me succederà qualcosa. Dal punto di vista emotivo, del tipo, ah, non sei stato abbastanza uomo perché non hai reagito, oppure
Hai fatto bene a non reagire perché sennò ti dava una pistolettata, qualsiasi cosa. Se finché io mi sentirò vittima di questa rapina, e quindi non mi assumerò la responsabilità del fatto di essere stato lì presente a questa rapina, questo sarà per me una ferita emotiva, più o meno lieve a seconda dell'evento, che mi farà accumulare debito. Lo chiamiamo debito perché dà l'idea del pagare. Che cosa vuol dire pagare il debito? Vuol dire che io ho sempre la possibilità di rivedere, rivivere, ripercorrere quegli eventi che non sono stato in grado di vivere correttamente 10 anni fa, per poterli analizzare ed emotivamente parlando, gestire in maniera più funzionale oggi. Se io riuscissi a farlo, quel debito, quella porzione di debito sarebbe pagata o evasa, per meglio dire evasa. L'accumularsi del debito mi allontana dall'ordine empirico, ovvero dall'ordine naturale delle cose, facendomi vivere in maniera, non lo so, insoddisfatta, disarmoniosa. Quindi con l'accumularsi del debito mi sposto lungo la linea della metamorfosi, quindi aumenta la mia alterazione, aumenta la mia rabbia. Per rabbia intendo quella repressa, non espressa. Ciao Samanda, ciao sorella, ciao Fabia, ciao Anna. Dicevamo, l'evasione del debito fa sì che io mi possa riaccostare sempre di più verso il libero fluire, ovvero l'armonia, la vita armoniosa, felice, amorevole, che io avrei se fossi nel libero fluire, ovvero aderente all'ordine naturale delle cose, l'ordine empirico. Posso raccontarvi che quando io ho iniziato il mio percorso, per esempio, usavo, diciamo così, strategie o dinamiche di paura, perché le alterazioni, lungo la linea dell'alterazione, l'emozione paura, l'emozione rabbia, contraddistinguono le proprie dinamiche, le proprie strategie. Quindi, come dicevo, 6 anni fa io mi mettevo in gioco usando soprattutto, non sempre, però soprattutto strategie di paura. Paura di non essere amato, paura di non essere abbastanza, paura di vivere, tante paure. Durante il percorso, e questo magari più di qualcuno che ha fatto seminari lo può testimoniare. Oddio, scusate, lo può testimoniare. Cosa che accade spesso è quella del pendolo. Quindi, dalle strategie di paura ho lasciato andare e
Sono andato dall'altra parte. Strategie di rabbia. Quindi un po' di arroganza, un po' di durezza, poca amorevolezza, eccetera. Adesso, diciamo, sto cercando il mio viaggio nella metamorfosi, è quello di cercare di ammorbidire queste strategie dinamiche legate alla rabbia, per tornare, per andare, perché in realtà non si torna mai, per andare verso l'integrazione. È un tentativo. L'uomo impara per esperienza, tentativi ed errori. Già ho fatto la diretta sugli errori e gli sbagli, però. Ok, sembra ci fosse una domanda. Mi sono perso. Ok, allora, eravamo sulla tentativi ed errori. Quindi, nonostante io, per esempio, nell'ultimo anno mi sono, grazie a Michelle, che forse in me ha visto un talento, ha riconosciuto un talento, mi sono affiancato ai docenti. Perché, diciamo, mi sto formando come docente, benché non sia, proprio il termine docente non esprime proprio correttamente, ciò che facciamo, in quanto sì. Un po' di teoria si fa, delle nozioni si passano, ma in realtà, come dice spesso Charles nei suoi seminari, noi siamo dei facilitatori. Facilitiamo ciò che i partecipanti sperimentano, perché approccio empirico significa proprio questo, sperimentare. Posso parlare di rabbia, paura, dolore, gioia, felicità, eccetera. Tutti sappiamo cos'è solo grazie al fatto che l'abbiamo già sperimentata. Se non l'avessimo mai sperimentata, non, sì, forse col cervello, con la mente, arriveremmo a capire che cos'è. Ma non sapremmo nel nostro profondo emotivamente che cos'è per noi. Tant'è che, per esempio, durante le esperienze che proponiamo, non lo so, un ballo, un disegno, c'è un partecipante che si commuove per la gioia, un partecipante che si commuove per tristezza, un partecipante che ride. Un partecipante che non prova niente, non riesce a sentire niente. E questo, in quest'ultimo caso, è comunque importante perché rendersi conto, a raggiungere la consapevolezza di non sentire o sentire molto molto poco, è un indice molto molto importante perché chi si anestetizza emotivamente vuol dire che c'ha molto da proteggere. Il proprio bambino evidentemente ha il bambino interiore, ovvero la propria parte emotiva, ha subito delle ferite importanti e quindi la difesa che è stata usata è quella dell'anestesia emotiva.
tutte le strategie dinamiche, meccanismi di difesa, schemi di difesa, come le vogliamo chiamare, sono funzionali, ci servono, ci permettono di sopravvivere, di vivere. Ciao Marica, ciao Roberta, ciao Maria Rosa, ti ringrazio, ciao Brigida, ciao Federica. Tutte le dinamiche, le nostre dinamiche sono funzionali. Sono funzionali in determinati, per determinati motivi. E sono solitamente sempre legati a un periodo, un evento. Faccio lo stesso esempio di mia madre che quando mi ha portato il primo giorno all'asilo, io mi sono sentito abbandonato. Come reazione, ho messo in gioco, ho iniziato a mettere in gioco una dinamica da abbandonato, che è un tipo di carattere. Ma avevo 3 anni, forse. Quella dinamica non è più funzionale oggi che ne ho 46, quasi 46. Eppure alcune dinamiche ci accompagnano e si evolvono, non nel senso migliorativo del termine, durante la nostra vita, ma non sono più funzionali. Il guaio è che forse è perché non sappiamo cosa fare. Magari viviamo legati al dolore. Una delle spiegazioni potrebbe essere che viviamo legati al dolore, alla ferita che ci ha causato quell'evento e quindi ci sembra naturale, non sappiamo come altro fare se non mettere in gioco la medesima dinamica. È ovvio che questo non è sano e genuino, per questo noi nell'approccio empirico proponiamo di, attraverso le esperienze, di contattare le emozioni, sperimentandole e magari accorgersi attraverso proprio la sperimentazione che non è così brutto, così traumatico come ce lo ricordavamo. Un altro aspetto negativo, anche se non è proprio il termine adatto, delle nostre dinamiche è che molto spesso noi ci identifichiamo con queste dinamiche. Sicuramente la timidezza, faccio un altro esempio, è un aspetto del carattere abbandonato. Questo non vuol dire che io sono timido, no, fa parte della mia dinamica, la timidezza, come reazione a quell'evento sempre del primo giorno d'asilo in cui mia madre mi ha lasciato all'asilo, primo giorno. E che io ho vissuto come abbandono. Ma io non sono timido. È solo una mia dinamica. Cosa sono? Se non sono timido? Sono un insieme di caratteristiche. Caratteristiche dell'uomo. Ed,
della donna per le donne, che hanno, io faccio sempre un esempio, mostro una foto di un mixer che ho con mille valvoline, mille regolatori di volume, con una scala mettiamo da 0 a 10. Di queste valvoline noi lasciamo che le possiamo agire potenzialmente in tutto il loro range, da 0 a 10. La consegna familiare, che non voglio essere blasfemo, mi perdoni chi, no, cioè non voglio offendere nessuno, però come analogia voglio usare quella del peccato originale, nel senso che ci nasciamo, ci viene dalla nostra famiglia, più tutti gli eventi che ci fanno accumulare debito. Ci mette, è come un granello di polvere che blocca il range di escursione di queste rotelline, di questi volumi. Qui mi trema lo sgabello e trema il computer. Ciao Michelle, ciao Chiara. Granello di polvere che va a bloccare l'escursione totale che potenzialmente io potrei avere. Mia madre mi ha lasciato all'asilo in maniera brusca, eccetera. Il volume, che regola la mia timidezza o il mio senso dell'abbandono, granello di polvere all'8, e quindi io adesso la mia timidezza la posso agire soltanto nel range 8-10. È ovvio che potendolo agire soltanto dall'8 al 10, nella maggior parte delle situazioni, tipo questa di una diretta Facebook, potrebbe, cioè sicuramente risulta eccessivo. Non una misura funzionale alla situazione, richiesta dalla situazione che si sta vivendo. E immaginate questo per le migliaia di caratteristiche che ci compongono: arroganza, amorevolezza, morbidezza, fermezza, determinazione. Non lo so, per esempio, la fermezza può, un eccesso può facilmente essere, portare alla rigidità, così come la determinazione. Una persona troppo determinata può essere anche vista come troppo rigida. Attraverso il viaggio nel proprio con se stessi, verso il proprio sé, si può, piano piano, con sacrificio, togliere qualche granellino di polvere e quindi riacquistare la completa o aumentare il range in cui possiamo regolare il volume di queste nostre caratteristiche. Questo che cosa comporterà? Che io potrò, sempre rifacendomi all'esempio della timidezza, potrò scegliere di essere timido 3 durante la diretta Facebook e essere timido 10 in un'altra occasione in cui mi sembra che sia il caso di essere timido 10, ma posso scegliere. Finché rimane bloccato nel range 8-10 è una scelta piuttosto limitata, è quasi una scelta obbligata, ovvero essere sempre timidi. No, non mi è venuto questo esempio qui. Michelle, ciao, grande uomo, ti vedo dalla sala. Felice sentire la tua voce. Stiamo per ricominciare, ti abbraccio.
Io già vi ho mandato i miei saluti e vi auguro buon seminario. Attraverso l'esperienza di sé, nelle proprie emozioni, porca miseria, nelle proprie emozioni, come dicevo, si può tornare a usufruire dell'intero range. Questo ci consente di rallentare l'accumulo del debito o anche di evaderlo, e in modo tale di fermare l'allontanamento dall'ordine empirico, dal libero fluire, o anche riavvicinarsi all'ordine empirico, al libero fluire, e quindi fare un viaggio verso l'integrazione. Il viaggio nella metamorfosi è anche il viaggio, può essere anche un viaggio verso l'integrazione. Che cosa significa integrazione? Se ne parla. Grazie Anna, molto gentile. È fondamentale conoscere l'evento che ha causato la ferita. No, nel senso che non è fondamentale. Può essere utile, ma non dico che uno vale l'altro. Siccome difficilmente ci capita un solo evento di quel tipo, nella vita, rivivere, riesperire quella emozione vissuta in quel momento, anche legata a un altro evento, fa sì che anche quella ferita venga in qualche maniera lenita. Provo a spiegarmi meglio. Se una serie di eventi hanno fatto di me una persona che agisce per lo più di strategie di paura, una volta che io riesco a diventare consapevole di queste mie strategie, quindi anche a ricontattare la mia paura, perché noi fuggiamo la paura, benché abbia i suoi aspetti funzionali, la paura ci mantiene vivi, ci mantiene sani, nel senso che mi fa evitare di buttarmi per le scale. Rivivere quindi la paura fa sì che io attenui la paura fottuta che ho sempre avuto, che mi ha fatto sempre mettere in gioco strategie di paura. Quindi non è fondamentale sapere quella ferita. L'importante è toccare, sperimentare le proprie emozioni, quello che che ci ha condotto al punto in cui siamo. Vediamo se c'è qualche altra domanda. No. Domande? Spero di essere stato chiaro, Titti. Grazie.
C'era un'altra cosa che volevo dire, però mi è passata di mente. Allora, nel viaggio dell'integrazione, verso l'integrazione, benché adesso se ne parli tanto, che cosa intendiamo noi per andare verso l'integrazione? Per esempio, accorgersi. Inizialmente accorgersi di tutte le parti che ci compongono, cioè chi noi siamo realmente, e poi accettarlo. Se io vi domandassi chi di voi è arrogante, molti pochi, se non nessuno, direbbe io, perché l'arroganza viene intesa come una cosa da evitare, da esorcizzare, da mantenere alla larga. Ma siccome l'ordine empirico prevede solo l'inclusione e non l'esclusione di alcunché, anche la caratteristica dell'arroganza che ciascuno di noi ha, va accettata. Ovviamente, se siamo in grado di gestire il range da 0 a 10, perché c'è pure chi ce l'ha bloccato e può usarlo soltanto da 0 a 2, come c'è chi che ce l'ha bloccato e lo può usare da 8 a 10. Sono entrambe delle alterazioni molto importanti. Ciao Adele. Ok. Marilena, ciao. Brigida, ciao. Io. Tu sei arrogante. Ma tutti noi abbiamo una parte di arroganza. Prima la accettiamo e prima smettiamo di cercare di rifiutarla, di negarla, e meglio sarà per noi. Questo è integrazione, accettare le parti che non ci piacciono, ciò che noi tendiamo a rifiutare. Anche perché finché io mi negherò la possibilità di essere arrogante quando serve, perché ci possono essere delle situazioni in cui un po' di arroganza ci vuole, magari perdo anche qualche altra cosa, perché è difficile che dei 1.000 volumi, per tornare al discorso del mixer, soltanto uno c'ha il granello di polvere. Di solito va per zone. Quindi, se io ho un problema con l'arroganza, nel senso che per me è sconveniente, assolutamente io non lo voglio, non lo accetto, non va mai usato, non lo accetto in me, quindi non lo accetto neanche nelle altre persone, solitamente altri 3, 4, 5 volumi l'intorno non è che posso muoverli tutti nel range previsto. Quindi, che ne so, magari non riesco a parlare al mio sostegno, come dice sempre Michel, perché per parlare al proprio sostegno ci vuole una minima dose di arroganza. Buona serata, ciao Nuccio. Brigida, sì, l'ho scoperto al seminario della rabbia, ne ero completamente ignara. Sì, perché l'arroganza è una di quelle caratteristiche legate, diciamo, alla parte della rabbia. Quando si riesce ad accettare, dico arroganza, ma che ne so. Per un uomo, per esempio, può essere la dolcezza. Molti uomini fanno
della dolcezza al proprio cavallo di battaglia, ma molti uomini, per non sentirsi, non lo so, effeminati o giudicati troppo morbidi, troppo buoni, evitano in tutti i modi di essere dolci. Quindi non è solo le cose palesemente brutte, comunemente brutte, e uso appositamente questo termine, come l'arroganza. No, può essere anche la dolcezza. Ci stanno degli uomini che dicono: no, io dolce no, duro. Mi ricordo, per esempio, quando ero ragazzo c'era la pubblicità della Denim. L'uomo in camicia di jeans, non si vedono facce, eccetera, e la mano di lei che fila qui, gli sbottona il primo bottone, lui la blocca. Denim, per l'uomo che non deve chiedere mai. La mia generazione, diciamo, è cresciuta con quella pubblicità lì, quella mentalità lì, quindi magari la dolcezza non è il cavallo di battaglia su cui si punta, però non c'è assolutamente nessuna caratteristica giusta o sbagliata. Ci sono momenti in cui è funzionale usarla, usare quella caratteristica piuttosto che un'altra, usarla a quantità di volume 6, piuttosto che a quantità di volume 10 o 0. Allora, ciao Ilenia, Maria Rosa, anche quando abbiamo paura dell'abbandono, allora costringiamo a fare determinate cose, ad esempio dal partner, lì è essere arroganti. Lì è essere arroganti. In parte sì, è così. L'arroganza è sicuramente. Allora, tutte le caratteristiche legate alla rabbia ed usate in eccesso, per quella situazione, sono in un certo qual modo prevaricanti nei confronti degli altri, nella relazione con gli altri. E quindi quando io manipolo, passatemi il termine, o comunque agisco in modo tale che l'altra persona agisca come voglio io, sì, è piuttosto arrogante. Ma ripeto, nessuna, non è importante, la singola qualità presa così estemporaneamente, ripeto, la dolcezza è buona, è cattiva, è positiva, è negativa, è luce, è ombra. Potremmo dirne, ognuno di noi potrebbe averne un'opinione in merito. In realtà bisogna vedere quando la si usa e in che dose. Perché se io vado, non lo so, a scavare pietre in miniera, magari non è proprio, o visto che io sono militare, vado in guerra, magari la dolcezza non è proprio la prima caratteristica che è più funzionale che io metta in gioco. Però in tante altre magari sì. Ciao Mariella, ciao Milena. Non lo so, forse non so se ho capito bene la tua domanda, Maria Rosa, se la mia risposta è soddisfacente. Molto spesso sono proprio le qualità in cui
Noi abbiamo un piccolissimo range in cui riusciamo a manovrare il volume che ci stanno più sulle palle, che più non sopportiamo di noi stessi. In realtà è solo perché ci accorgiamo che o mi manca sempre, se per esempio ce l'ho bloccato tra 0 e 2, quindi che ne so. Sempre l'arroganza, mi accorgo che anche quando c'è, non è che mi accorgo con la mente, lo sento nella mia pancia, nella mia emotività, non mi sento adeguato quando in molte occasioni ci sarebbe bisogno di un po' più di arroganza da parte mia, ma io non riesco. Oppure, dall'altra parte, sono sempre troppo arrogante, troppo spesso arrogante, e quindi l'arroganza diventa una parte per me scomoda. In realtà basta togliere il granello di polvere e poter ruotare il volume dell'arroganza lungo tutto il range. Io la faccio facile, in realtà ce ne vuole per togliere il granello di polvere, però intanto è un indirizzo, una meta. Un obiettivo. Altre domande? Andrea, ciao, benvenuto. L'accettazione di queste parti anche che noi sentiamo scomode e guardarle per quel che sono. Ok, io sono arrogante sempre tra 8 e 10. Scoprirò, indagherò sul perché, non tanto perché abbia una fondamentale importanza, ma semplicemente perché se non rimuovo la causa o se non scopro la causa, non potrò mai modificare il sintomo, per usarla in termini anche medici. Quindi, però intanto magari posso, raggiungendo la consapevolezza di ciò che è, ok, io sono arrogante tra 8 e 10, spesso e volentieri. Ah, mi accetto così come sono e poi ci lavoro, mi guardo, faccio seminari e cerchiamo di vedere perché e cosa posso fare per portarlo magari, che ne so, da 8 scendere a 7, così ci avrò più un range più ampio di scelta. Vediamo un po'. Intanto lo vedi quel granello? Esattamente. Intanto lo vedi. E la consapevolezza è il primo passo della crescita personale, perché molte persone chiamano col nome sbagliato le cose. Ovvero, una persona che è arrogante, sempre il solito esempio dell'arroganza, è arrogante soltanto nel range 8-10, non dirà io sono sempre arrogante, dirà io sono uno che non si fa mettere i piedi in testa. Fra virgolette, se la racconta un po' come vuole. Quindi, chiamare, scoprire, raggiungere la consapevolezza e chiamare le cose col proprio nome è il primo passo. Ci consente, perché se io penso che sono di essere uno che non si fa mettere i piedi in testa, perché dovrei indagare ulteriormente o fare un viaggio dentro me stesso, se però mi accorgo che in realtà sì, forse è vero, non mi faccio mettere i piedi in testa, ma nella maniera meno funzionale, ovvero tramite l'arroganza o l'aggressività, una persona che risponde magari sempre male o che tiene tutti lontano. La consapevolezza è il primo passo.
La paura mi fa diventare insicura, scrive Maria Rosa, e cerco sempre certezze e divento più possessiva con mio marito. Non so se rendo l'idea. Ciao Giancarlo, puoi chiarirmi la differenza tra arroganza e giudizio nell'approccio empirico? Grazie. Il granello lo vedo, ma non riesco a spostarlo per ora. Ok, Maria Rosa, già importante che tu lo veda, è già un primo passo importante. Datti tempo, non lo so, se hai 30 anni, ci hai messo 30 anni per diventare così, visto che noi siamo la somma delle nostre esperienze, di tutto il nostro passato, eccetera, diamoci il tempo. Lo so, tutti noi vogliamo tutti e tutto e subito. Purtroppo bisogna essere anche pazienti. Aumentiamo un po' il volume della pazienza. La paura mi fa diventare insicura e cerco sempre certezze. Sì, ci sta. Possessiva perché hai bisogno che le certezze che tu non riesci a darti da sola le cerchi in qualcun altro. Il problema è che quell'altro non ce la farà mai a quell'altro, quell'altro, insomma, vale per tutti, a darti le certezze che tu non riesci a darti da sola. Quando avrà raggiunto l'obiettivo di oggi, tu gli metterai un obiettivo più lontano domani e così sarà un continuo rincorrersi finché lui o lei non ce la farà più, non arriverà e tu gli dirai: ecco, non mi fai sentire sicura, oppure qualsiasi altra cosa. Puoi chiarirmi la differenza tra arroganza e giudizio? Allora, il giudizio è una strategia di autoboicottaggio, ovvero quando io giudico, emetto un giudizio non, sicuramente non oggettivo, per faccio un esempio, per abbassare il livello dell'altro perché io non riesco a alzare me stesso. Questo secondo il mio sentire alterato, aggiungo. L'arroganza è una caratteristica che noi mettiamo in gioco anche per emettere giudizi, cioè io posso sparare un giudizio in maniera arrogante oppure anche no. Solitamente quelle che vengono dette critiche o giudizi costruttive sono molto poco arroganti. Spero di aver risposto alla tua domanda. Mi auguro. Vederlo ci si disidentifica e questo fa sì che qualcosa si trasformi. Esattamente, brava Andrea. Ciao Raffaella. Oh, ridendo e scherzando, siamo giunti già alle 10. Se non ci sono altre domande, io vi ringrazio di essere stati così pazienti. Se avete domande, comunque potete continuare a scriverle nel post che rimarrà dopo la fine di questa diretta e sarà mia cura rispondervi il prima possibile. Ringrazio tutti quanti, un abbraccio.